Un vero e proprio crollo delle assunzioni in Italia, un terremoto si è abbattuto sul mondo del lavoro in questi mesi e rischia di innescare una situazione esplosiva in tutte le regioni il prossimo autunno. Sono impietosi i dati forniti oggi dall'INPS. Le assunzioni attivate dai datori di lavoro nel settore privato nei primi 4 mesi del 2020 sono state 1.493.000. Un dato che, se confrontato con lo stesso periodo del 2019, vede una forte contrazione, meno 39%, con un dato terribile nel mese di aprile, meno 83% di assunzioni nel settore privato, ancora di più che nel mese di marzo, meno 45%, il primo periodo dell'emergenza coronavirus. Indicatori legati alla pandemia che ha minato il già fragile tessuto occupazionale del nostro paese. L'arrivo del coronavirus tra restrizioni con obbligo di chiusura di attività non essenziali e la caduta della produzione e dei consumi ha di fatto messo in ginocchio il sistema occupazionale e produttivo del nostro paese. L'INPS, attraverso l'osservatorio sul precariato, evidenzia come siano state interessate in questo crollo dell'occupazione tutte le tipologie contrattuali, ma in modo accentuato soprattutto le assunzioni con contratti di lavoro a termine. I dati dell'INPS sono drammatici, gli effetti della pandemia sul nostro sistema produttivo sono molto pesanti. Noi pensiamo che bisogna fare subito una riforma fiscale che dia più disponibilità di reddito a milioni di italiani. Questo al fine di rilanciare i consumi, sostenere la domanda interna con un beneficio per le attività produttive e l'occupazione.